Volevo farti delle domande. Yeah. Come ti chiami? Mi chiamo Babbo Natale. Ah, però. E dove vivi? Io vivo nel Polo Nord. Ah, allora, l'altra cosa che volevo chiederti, che non ho mai capito, sì? È come mai fai i regali ai bambini. Questa proprio non mi è chiara. Faccio regali ai bambini a Natale perché alcuni bambini sono stati bravi e se lo meritano, perché devono fare i bravi tutti l'anno. E i bambini cattivi non se li meritano. Senti, c'hai qualcuno che ti aiuta o fai tutto da solo, babbo? Andando, le renne mi fanno volare, mi aiutano. Sì. E gli elfi mi aiutano. Gli elfi costruiscono i regali. Ah, e lavorano per te? Sì. Ma tu li paghi? No. Lavorano gratis? Sì. Perché sono buoni? Sì. Ah, meno male. E hai anche una fidanzata, Babbo Natale? No. Ah, niente fidanzate, Babbo Natale. Babbo Natale non c'ha nessun fidanzato. Non esiste una Babba Natale? No. Niente? Non l'hanno fatta? No. Ho capito. Un'altra domanda che volevo farti, importantissima, è, ma me lo sono sempre chiesto, ma la notte di Natale, no? Tu consegni i regali. Ma come fai a consegnare i regali a tutti i bambini del mondo nell'arco di una notte sola? Perché io corro, ok? Sì. Nella notte, nelle case, sì. Che faccio, corro pianissimo. Anche sulle scale e lancio i regali per terra. E riesci a fare tutto il giro del mondo in una notte sola? Sì, perché vado e non entro nella casa. Proprio vado e li lancio i regali nella finestra. Ma una cosa che ti volevo chiedere, vai in tutte le case, tutte? Sì. Dove ci sono i bambini? Sì. Dove non quelle, ci sono? Quelle monelle no. Quelle monelle no, ma quelle buone sì. E se in certe case non ci sono i bambini, vai? No. No. Perché magari potrebbe essere al ristorante, però non glieli porto. Giusto. E dal camino sei entrato qualche volta? Molte volte, infatti entro ancora. L'altra volta volavo e lanciavo tutti i regali dentro. Poi si sono rotti tutti quelli di bambini, quindi ho iniziato ad andare nel camino e metterli piano. Ma una cosa che mi chiedo, ma non ti si sporca il vestito entrare nei camini? No, perché i camini li puliscono e non c'è il fuoco sotto. Ah. Ma un'altra domanda era, ma perché vai con la slitta con le renne che è un po' antica, va piano e non con una macchina super veloce tipo una Tesla, non lo so? Perché se no ci metterò 100 anni ad andare in tutta la casa così. E la slitta invece va molto più veloce. Ah. Quando fai così... Hai mai fatto qualche incidente con la slitta? No, mai. Mai? Non sei andato a sbattere contro un camino o qualcosa? No. E quanto tempo ci metti a fare il giro di tutto il mondo? 10 secondi. 10 secondi. E non è che nella slitta hai troppi regali e non ci stanno a volte? Nel sacco proprio scoppia a volte, quindi ne devo prendere altri di riserva che mi hanno costruito gli elfi. Ho capito. E a volte no, non esplodono. Non esplodono. Va bene, allora adesso tutti i bambini del mondo ti stanno ascoltando qua nel questa specie sì. Di televisione. Vuoi dare un messaggio a tutti i bambini del mondo? Ciao, tra pochissimo è Natale e tra 7 giorni vengo. Quindi gli elfi adesso proprio hanno finito di pacchettare tutto, quindi adesso stanno cercando di distruggere il mio albero di Natale. Ho capito. E un messaggio di devono fare i bravi nel frattempo, c'è qualcosa che vuoi dire? Adesso dovete chiamarmi e se non vi... Questo qui è un compito, ok? Facciate finta che è scuola, ok? Adesso mi dovete chiamare e... Vediamo se capite l'inglese. Now you need to call me and you need to say if you have been good or bad. Look at the list. Santa is up. In italiano? Ah, ma era in inglese. Ah, giusto, giusto. Va bene, allora possiamo salutare. Sì, ho, 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 ho.